Ciao a tutti ragazzi, questo è Verzella Ecom, io sono Andrea. Nel video di oggi andiamo a vedere come dropshippare, quindi come fare dropshipping con la spedizione veloce. Ok, innanzitutto andiamo a sfatare il mito che vedo sempre sotto i miei video come commento, che è dropshipping non si può fare, la spedizione è troppo lunga, spedire alla Cina, la gente poi lo compra da un altro sito, magari da AliExpress, perché appunto la spedizione è troppo lunga e non riusciamo a garantire quella spedizione veloce che magari Amazon permette ai clienti. Ovviamente questo non è vero, abbiamo sfatato questo mito 1000 volte, ne ho parlato anche in altri diversi video. Voglio dire diverse opzioni con cui tu puoi riuscire a garantire una spedizione veloce ai tuoi clienti con il prodotto che stai vendendo. Il primo punto sicuramente è la spedizione locale. Cosa vuol dire? Semplicemente quello che faccio con i miei clienti e con i miei studenti è che troviamo un prodotto nel luogo dove sponsorizziamo. Cosa vuol dire? Se ad esempio vendiamo in America, cosa che io faccio fare a tutti gli studenti e con gli store dei clienti, perché il mercato americano rimane quello migliore, quello che faccio fare è trovare fornitori sul luogo. Cosa vuol dire? Come si fa ad esempio? Sicuramente si cerca su eBay, cioè ad esempio una volta che magari hai fatto una ricerca prodotto, hai trovato il prodotto su AliExpress e vedi che comunque su AliExpress non c'è la possibilità di spedire dall'America. Quello che dico sempre agli studenti è di non scoraggiarsi e di cambiare prodotto, ma semplicemente di continuare con quel prodotto, ma cercarlo magari su eBay o su Amazon. Una volta che appunto abbiamo trovato questo prodotto su Amazon.com o su eBay.com, che sono quelli appunto dedicati all'America, andiamo a scrivere al fornitore, quindi a quello che vende il prodotto. Una volta che appunto siete su eBay, quello che andrete a fare è semplicemente scrivere al seller, che la maggior parte delle volte è cinese, quindi comunque se gli scrivete anche che sia su Amazon, c'è la possibilità di scrivergli. Adesso magari vi faccio uno screenshot. C'è la possibilità di scrivergli così che comunque potete parlare con il fornitore, e visto che la maggior parte delle volte sono cinesi, per loro non è un problema se voi ad esempio dropshippate da Amazon, dal loro store o da eBay, ok? Quindi vi potete mettere d'accordo e sicuramente avrete la spedizione locale veloce, perché loro ovviamente avranno, avendo appunto l'Amazon seller account o comunque avendo il loro store su eBay, sicuramente avranno una warehouse americana, e quindi grazie a loro riuscirete ad avere appunto la spedizione di 3-5 giorni. Generalmente loro lavorano con UPS, FedEx o USPS. Questi tre shipping company, diciamo, hanno la spedizione che si aggira intorno dai 3 ai 7 giorni. Quindi comunque per un sito in dropshipping è sicuramente molto veloce. Quindi questo è un punto. Io consiglio appunto, una volta che trovate un seller cinese che sia su Amazon o che sia su eBay, sempre di parlarci, di avere un minimo di conversazione, così che magari riuscite anche a prendere un po' di sconto sul prodotto, o comunque di capire che persona avete davanti, perché comunque non tutti i seller sono quello che sembrano, ok? Il secondo metodo è quello di spedire dalla Cina con Yan Express. Yan Express è un metodo di spedizione che è uscito negli ultimi anni. Spedisce dalla Cina con successo tra i 5 e 9 giorni in Europa e tra i 4 e 10 giorni in America. Quindi comunque è ancora possibile dropshippare dalla Cina i prodotti, ok? Questa spedizione non ce l'hanno tutti i supplier che trovate magari su AliExpress, ma ce l'hanno magari le agenti. Okay, quindi è un po' più rara, però se appunto magari scrivete a qualche agente o chiedete a qualche supplier se hanno questo tipo di spedizioni, sicuramente vi potete mettere d'accordo. Quindi adesso magari ti starei chiedendo: come faccio a trovare gli agenti? Molto semplice. Per trovare gli agenti ci sono due metodi. Il primo, che vi ho già detto nei scorsi video, quindi se ve li siete persi andatevi a vedere. Il primo è quello di cercare su Facebook, molto semplice, gruppi in cui ci sono agenti, ok? Quindi scrivi magari agenti dropshipping, ci saranno dei gruppi in cui ci sono miliardi di cinesi in cui sono tutti agenti, e quello che fai è andare a cercare l'agente che ha quel prodotto con la spedizione veloce, che sia appunto con Yan Express o appunto con una warehouse americana, perché la maggior parte delle volte, io parlo appunto per l'America perché il mercato americano, come ho già detto, è il migliore. Però se appunto ti serve vendere in Italia, farai queste cose che ti ho detto in Italia, ok? E quindi appunto gli scrivi il solito messaggio a un dropship: però questo tipo di prodotto voglio venderlo, è in stock, non ce l'hai, di qua di là. La maggior parte delle volte gli agenti loro ti ascoltano, comunque ti rispondono se hanno il prodotto solo se tu hai già un numero di vendite, ok? Quindi molti agenti non lavorano se tu ad esempio, cioè non è che per loro è una perdita di tempo, se tu vieni lì e dici: guarda, questo prodotto voglio sponsorizzarlo. La prima domanda che ti fanno loro è sempre quante vendite stai già facendo? E la maggior parte delle volte la tua risposta è: non ho ancora iniziato a sponsorizzarlo. Quindi quello che dico io è:
Una volta che trovi un prodotto, comunque tu inizi a sponsorizzarlo e inizi a vendere. Poi, quando vedi che inizi ad avere delle vendite costanti, quindi che vedi che è un winner, allora vai alla gente. Ok? Quindi, ad esempio, che ripeto, ritorno al concetto di prima: se trovate un prodotto su AliExpress, ma non ha la spedizione dall'America o comunque dove volete venderlo, non vi preoccupate. Voi comunque iniziate a sponsorizzarlo. Poi, come dico sempre agli studenti, un modo lo si trova: cioè che sia un agente, che sia un supplier, che sia Alibaba, quello che è, il modo per venderlo velocemente in quel posto lo si trova. Okay? Però come dico sempre bisogna essere veloci, ok? Quindi appunto tramite appunto i gruppi Facebook che vi scrivete, non è che magari dopo il primo agente riuscite subito a trovare quello giusto, però comunque mano a mano che comunque iniziate a scrivere sempre più agenti, sicuramente troverete quello con cui lavorerai bene e magari ti fa il prezzo migliore. Io dico sempre business è business, anche se poi appunto io comunque lavoro con diversi agenti e ovviamente preferisco alcuni ad altri, però comunque il business rimane business, ok? Il secondo metodo per trovare agenti è su AliExpress, semplicemente cercando sulla barra di ricerca, come ho già fatto un video in passato, VIP link. E una volta che tu appunto hai cercato VIP link nella barra di ricerca, ti usciranno appunto tutti i VIP link che sono semplicemente supplier barra agenti che fanno questi VIP link dove i dropshipper possono comprare appunto per i loro prodotti, ok? Quindi se tu ad esempio cerchi questo VIP link, la maggior parte delle volte, una volta che ci clicchi sopra, vedrai o tantissimi ordini, o comunque vedrai un supplier che comunque è abbastanza grosso, o semplicemente c'è scritto, adesso magari metto uno screenshot dove c'è scritto magari il numero di telefono, il WhatsApp, questo vuol dire semplicemente che questo cinese è consapevole del dropshipping o che comunque si possono fare più soldi se appunto si lavorano con persone che hanno a che fare con l'e-commerce e quindi si mettono il loro contatto nella descrizione o comunque nel top dello store, così che comunque puoi contattarlo e chiedergli appunto se è un agente, dove spedisce, che prodotti hai. Ad esempio, una domanda che faccio sempre è anche se hai un best seller, ok? Così che comunque se tu sei una nicchia, ad esempio l'agente ti dice o il supplier ti dice guarda, io ho anche questo prodotto che mi sta venendo particolarmente bene in questo periodo, sicuramente tu puoi provarlo, ok? Quindi comunque abbiamo sfatato che da un po' di tempo, però io lo ribadisco sempre, che nel dropshipping la spedizione è veloce. Ragazzi, la maggior parte delle volte che le persone mi scrivono che la spedizione è veloce è semplicemente perché uno non ha voglia di fare le cose. Il dropshipping in Italia è scoppiato ormai da un po', ma sembra una cosa facile, non lo è. Semplicemente appunto le persone pensano che sia una cosa strafacile, allora si buttano tutti a capofitto su questa cosa. Non è così, bisogna perdere il tempo, bisogna imparare, bisogna sbagliare, bisogna testare i prodotti. C'è veramente tanto tanto da imparare e sicuramente una volta che hai diciamo fatto pace con il fatto che ci vuole tanto tempo per imparare le cose riescono. Semplicemente appunto uno deve testare prodotti, essere sempre più nell'ambito di capire che il processo è lungo, semplicemente magari come ho fatto io in passato tramite un mentore, sicuramente il processo può essere più veloce. Perché? Perché non fai gli errori che da solo avresti fatto. Quindi, ad esempio, per questo è che io preferisco dare la mentorship piuttosto che un corso, perché comunque il corso generalmente non ti prepara come dovrebbe prepararti. Quindi è per questo che io preferisco la mentorship. In generale perché riesci a essere più seguito, comunque seguire più la persona, riesci a fare più passi velocemente, perché comunque sei seguito è come avere un istruttore che diciamo che ti dice cosa non fare, cosa fare, ok? Quindi la spedizione nel dropshipping esiste, l'abbiamo sfatato, quindi non voglio sentire più nessuno che dice spedizione troppo lunga nel dropshipping, non si può fare, perché non è vero. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, spero che comunque vi abbia dato del valore, spero che abbiate trovato qualcosa di nuovo che magari non sapevate. Quindi niente, lasciate un bel mi piace, un commento e iscrivetevi al canale. Ciao!